Mantova Comics and Games 2011. Abbiamo avuto sul palco proprio qualche secondo fa la finale di Tekken 6, finale che è stata abbastanza combattuta, che ha avuto un vincitore che è già stato premiato più volte ai nostri Video Games Party. Lo andremo a conoscere tra pochissimo, non prima di presentarvi il terzo arrivato. Terzo arrivato, che prego di raggiungermi. Tu sei? Michele. Michele è anche stato un ottimo commentatore della finale di Tekken 6, che potrete scaricare sul nostro canale YouTube, youtube.com/videogamesparty. Allora, prima di tutto dici com'è andato il torneo per te. È stato avvincente soprattutto nelle fasi finali. E ho perso purtroppo contro quello che è arrivato secondo, perché non conoscevo assolutamente il personaggio e quindi ho poi pagato questa mia carenza, però comunque mi sono divertito molto. Beh, tu che hai commentato anche la finale, raccontami anche della finale. La finale è stata decisamente bella, ha vinto secondo me il migliore, perché Vincent ha un gioco molto molto buono e si è meritato di vincere, quindi è finita come doveva finire. Perfetto, per te che sei arrivato terzo, Lisa ti omaggia di un videogioco Iron Man 2 su piattaforma PlayStation 3 e della nostra medaglia di bronzo. Complimenti e grazie ancora per aver prestato la tua voce per la finale di Tekken 6. Arriva il secondo classificato che abbiamo visto sul palco poco tempo fa. Ciao, tu sei? Davide. Com'è andato per te, Davide, il torneo di Tekken 6? Benissimo, non credevo di arrivare in finale. Ero partito male nel mio girone, perdendo due volte, ma poi pian piano ho cominciato a recuperare. Proprio con il personaggio che credevo di saper usare peggio, sono arrivato in finale. Pensa te, quindi hai studiato gli avversari e ti sei beccato la medaglia d'argento. E allora Lisa ti premia con un videogioco per Wii NBA Jam e con un dissipatore Coolviva Z1 offerto da Cooler Master. Tu vieni da? Pegonaga. Beh, è lontano da qui. È in provincia di Mantova, dopo il Po. Ah, ok, quindi sei da queste parti. Buon rientro a casa, grazie per essere state con noi. Eccolo qui, il primo arrivato, lui con la sua Anna, hai giocato con Anna, vero? Si chiama Vincent, ha già vinto molti nostri tornei, anche la sua clac. Vincent, com'è andato il torneo? È stato per certi versi un po' difficile, perché c'erano alcuni giocatori che erano decisamente bravi. La finale è stata abbastanza combattuta su certi versi, anche se a mio avviso c'erano giocatori che un pochino più bravi, un pochino più meritevoli, però alla fine è giusto come sia che Tekken sia un gioco dettato comunque anche da molte leggi, da molte regole che non sono prevedibili, insomma. La loser bracket si è comportata bene, no? Giusto. Vincent, tu torni a casa, tu sei di? Reggio Emilia, Boletto. Ecco, tu torni a Reggio Emilia con la nostra coppa da primo classificato del torneo di Tekken 6 e con una nuova fiammante Xbox 360 con hard disk da 250 giga. Allora, volevo innanzitutto salutare tutto lo staff di Video Games Party, perché come al solito fa dei tornei belli, fa delle bellissime cose, e ricordo a tutti che lo staff dei tornei di Venegas sono completamente gratuiti. Quindi ragazzi, cioè, fatevi sentire, giocate, sia che vinciate che non vinciate, i tornei sono gratuiti, non ci perdete niente. E poi voglio salutare in particolar modo tre persone del Video Games Party, appunto Yoyo, che è qua di fianco a noi, che ha reso possibile tutta la realtà di Video Games Party, perché non so se tutti lo sanno che... Non solo io, c'è uno staff dietro, altro che, però ti ringrazio. Poi voglio salutare la Alex, che purtroppo oggi non c'è. Che... Arriverà a Cartoonix, ragazzi. E il nostro Ambu, che oggi non è venuto, non so per quale motivo, però lo voglio salutare comunque. Salutiamolo insieme. Grazie Vincent, davvero. Grazie infinite e volevo semplicemente ringraziare anche Francesco Eder, che come al solito ha avuto un adminaggio impeccabile. Vuoi dirci due parole su questo torneo che non ti ha visto commentare la finale? Allora, io non ho commentato perché i giocatori sono talmente infoiati che erano anche dei partecipanti molto bravi, allora hanno deciso da loro di commentare i loro amici, quindi ho detto lasciamo spazio ai giovani. Spazio ai giovani, spazio ai giovani. Comunque sta di fatto che quando un torneo è seguito da te siamo in una botte di ferro, io direi, no, che lascia perdere, io direi che chiudiamo qui anche per quanto riguarda Tekken 6, tra pochissimo le premiazioni di FIFA, Video Games Party e il divertimento continua.